uccello. Bentornati a SOS Arezzo TV, siamo sempre nella zona qui della strada Sette Ponti, qui c'è il famoso passaggio di Ponte Buriano che è chiuso per i lavori di restauro, quindi c'è tutto un percorso alternativo di cui ci occuperemo nei prossimi giorni, ma sai che siamo stati ieri a quella passerella qui della riserva naturale di Ponte Buriano, ma venendo qui, caro Beppe, siamo stati incuriositi da un'altra cosa. Da questo parcheggio che si trova veramente lungo la Sette Ponti, un parcheggio incompiuto con queste sbarre una su una giù, che non è molto chiaro, un parcheggio insomma non finito che addirittura, vedendo la cartellonistica, doveva essere in parte dedicato ai pullman, che poi per quanto è grande tu pensa arriva un pullman, occupa praticamente tutto il parcheggio, poi ce n'è un altro, vedi, sulla parte destra dovevano parcheggiarci le macchine. L'unica parte asfaltata è giustamente è quella per le persone disabili, gli è andato anche un asfaltatino. Hai detto parcheggio non finito? Sì. È un parcheggio finito questo. È finito, ti sembra? Sì, sì. Nel senso che chi sei visto, sei visto. L'ho utilizzato negli anni passati per delle manifestazioni che facevamo. Il parcheggio era finito, soltanto che è completamente abbandonato. Ma non è finito perché doveva essere asfaltato tutto, penso. Doveva essere lasciato così? Così. Che senso ha, scusa? Ha senso che l'acqua deve andare via. E perché lì l'hanno asfaltato? Soltanto per il disabile, basta. Però questo è finito così, non ce la fagli niente. Soltanto, ho detto, è completamente abbandonato. Non ha nessun tipo di manutenzione. E questo è il problema. Poi il disabile ci ha messo anche questo, quindi devo vedere come fa a parcheggiare. Poi è pieno di rovi, di vegetazione. La colonna da qua apre. Si hanno sbarbato tutto. Questa è finito, completamente finito. Però guarda che lavoro, io penso che da quando l'hanno fatto nessuno gli ha fatto assolutamente niente. Ma chi l'aveva fatto soprattutto? Ma sicuramente è nell'ambito della riserva questo, no? Per provincia, sempre provincia. Sicuramente sì, per parcheggiare le macchine di coloro i quali vengono andare alla riserva di Ponte Buriano. Esatto, questo è comodo, perché hai visto ieri quando abbiamo fatto il ponte, sicuramente si va fino di là, però è completamente abbandonato a se stesso, vedi? Anche una bacheca che forse doveva illustrare la bellezza della riserva di Ponte Buriano. Forse la piantina anche della riserva ci doveva mettere. Sì, quello. L'ha messa apposta. Però come vedi. Qua c'era anche un parco, questo era un parco verde, esatto. C'era il tavolino. Esatto, per merende e così via. Sì. Questo è completamente abbandonato a se stesso. Un po' vergognoso, diciamolo. Esatto. Tutti i soldi pubblici buttati via. Sono soldi pubblici buttati via. Qualità, c'è tre tavolini. Sì, sì. Attenzione che questi covi. Li lasciamo pantaloni lunghi, dai. Se vuoi fare un bel picnic qua in mezzo. Come vedi, questa era un'area di ristoro, bellina, dove la famiglia poteva venire tranquillamente. Però questo, io penso che sarebbe il caso, visto che la provincia, diciamo, non esiste più, non ha più le risorse, qualche associazione, tipo quelli di Ponte Buriano, che pensassero a darlo in gestione a loro, che lo tengano un po' pulito. Perché tanto qui basta un paio di volte all'anno dargli un taglio di erba. L'utilità di queste sbarre? Cioè, volevano chiuderlo quindi la notte? Come volevano fare? Può darsi. Perché non è che sia riservato, questo è aperto a tutti, come vedi. Quindi la sbarra ha un'utilità relativa, non ho capito perché la notte poi la sbarra va abbassata, per quale motivo? Boh, non lo so. Però, detto, sono tutti i soldi pubblici buttati via. Perché se si fanno le opere e appena fatte, sono anni che qui non è stato fatto mai niente da nessuno, questo è poi il risultato. A che periodo può risalire, secondo te? Ma senti, noi 2 anni fa l'abbiamo utilizzato con il CAMAE, con i trattori d'epoca, ci siamo ritrovati qui per andare ogni anno, noi facciamo, sai, gite turistiche con i trattori, siamo matti. Anche domenica scorsa io non c'ero perché purtroppo ero in albergo e sono andato a San Casciano Val di Pesa, partendo da qui, quindi. E quindi ritrovo la mattina spesso è qui, anche quando c'è la festa di Ponte Buriano con i trattori ritrovo molto spesso è qui, però vedi, nessuno gli ha fatto niente, quindi ti parlo di 2 o 3 anni fa che c'era di già, e qui in 2 o 3 anni l'erba non l'ha tagliata nessuno. No, non solo l'erba, è tutto, sì, tutto il contesto che è totalmente abbandonato. Sai, se tagli l'erba, tagli tutte le piante che nascono spontanee, li danno ripulita di là, bene o male lo rendi accessibile. Tanto non è che deve essere una cosa bellissima, è una cosa che serve, però in questo modo qui
è veramente inconcepibile, sono soldi buttati via. E allora cercheremo di capire a chi è in capo questa situazione di questo parcheggio. Grazie a Beppe, mandateci le segnalazioni a redazione@arezzotv.net. Ci vediamo domani. Ciao.